Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'approfondimento di Prima Notizia. In questo venerdì 11 giugno vogliamo iniziare raccontandovi una storia che abbiamo appunto pubblicato oggi sull'edizione cartacea della Nuova del Sud. Ve la mostro per introdurre il tema. Riguarda il pronunciamento del giudice del lavoro di Potenza che ha accolto il ricorso di un luogotenente dirigente sindacale, che è anche segretario regionale della Basilicata del Sindacato Unitario dei Lavoratori Militari, che nel 2020 era stato sospeso dall'arma dei Carabinieri e dal Ministero della Difesa per aver denunciato l'insufficienza di dispositivi di protezione individuale per i carabinieri. La vicenda di Pagano è una vicenda che naturalmente è stata valutata, giudicata come illegittima invece dal Tribunale del Lavoro di Potenza che si è espresso appunto giudicando la sospensione illegittima. Su questa vicenda però vogliamo ascoltare proprio le considerazioni che arrivano dal sindacato Interforze, sindacato militare Interforze. Per farlo siamo collegati con il presidente proprio del SIULM, che è la sigla sindacale, Salvatore Rullo. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito, per questo approfondimento, perché ci date occasione di parlare di una novità non molto conosciuta, però a livello di democrazia e diritti è una novità importante perché parliamo dei diritti sindacali dei militari, certificati da una sentenza della Corte Costituzionale importantissima del 2018. E da 3 anni da questa sentenza, che riconosce anche ai militari il diritto di costituire sindacati, purtroppo siamo ancora in una terra di mezzo perché non c'è una legge che definisce completamente i nostri diritti, ma noi già operiamo in quanto siamo legittimamente riconosciuti dal Ministero della Difesa, sia noi che altri sindacati. Ecco, facciamo però chiarezza anche a beneficio dei nostri telespettatori ed entriamo proprio nello specifico di questa vicenda che ha riguardato Antonio Pagano, che è stato sanzionato proprio dai vertici dell'arma. La vicenda risale al 30 marzo del 2020, quando il segretario regionale del SIULM, Pagano, aveva rilasciato un'intervista televisiva in cui lamentava l'assenza dei dispositivi di protezione, quindi mascherine e guanti, essenzialmente per i carabinieri che erano impegnati appunto nel pieno della ondata pandemica. Questa vicenda è stata valutata dal Ministero della Difesa, dall'Arma dei Carabinieri, c'è stato quindi un provvedimento disciplinare e poi la vicenda è sfociata appunto in tribunale. Esattamente, è un caso per noi abbastanza clamoroso. Il nostro responsabile regionale del SIULM, Antonio Pagano, come ha detto lei, è stato sanzionato perché nella prima fase dell'epidemia del Covid, in qualità di sindacalista dei militari, lamentò la carenza di dispositivi di protezione, cominciando dalle mascherine. Che era un'osservazione legittima sia a livello generale, sia come militare, sia soprattutto come esponente sindacale. Le parlavo dei ritardi nell'avere una legge, perché questa legge sul sindacato dei militari purtroppo ha avuto delle grandi resistenze nei vertici militari e nei comandi generali. Mi sente? Sì, l'ascoltiamo, sì. Questa resistenza ha provocato i ritardi nell'applicazione della legge, però anche se i sindacati esistono, c'è una gran parte dei vertici che resiste. Difatti, il nostro Pagano è stato sanzionato perché ha fatto una minima osservazione legittima e, tra virgolette, giusta sulle carenze di mascherine per i carabinieri che avrebbero dovuto operare in primissima linea nei primi periodi della pandemia, cosa che è oggettiva e legittima in quanto anche il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri nell'epoca, in un'audizione parlamentare e in successive interviste, confermò lui stesso che nei primi periodi ci furono delle grandi difficoltà. Purtroppo, il nostro, rappresentante sindacale regionale, Antonio Pagano, è stato sanzionato. E contemporaneamente
Il fatto è stato segnalato alla Procura e al Tribunale Militare. Entrambi hanno assolto Antonio Pagano, però si è ritrovato a pagare una sanzione pesantissima di 2 mesi di sospensione dal servizio. Allora, intanto questa è una sanzione che crea delle grosse conseguenze psicologiche e crea delle conseguenze anche economiche, perché Certo. il militare che è in sospensione dal servizio a metà dello stipendio, della retribuzione. Pagano ha esercitato il diritto di critica che è concesso anche ai militari in generale, perché noi possiamo rilasciare dichiarazioni a meno che non siano di carattere riservato, tanto più le poteva rilasciare. Noi, contro questo provvedimento, siccome Antonio Pagano si è rivolto al nostro sindacato perché faceva parte di un'altra sigla che non l'ha tutelato, noi abbiamo udito al giudice ordinario, nella funzione del giudice del lavoro di Potenza, chiedendo l'annullamento della sanzione che venisse condannato il comportamento antisindacale. Devo dire che noi eravamo molto fiduciosi, però abbiamo aspettato pazientemente il giudice del lavoro di Potenza nella persona del dottor Facciolla, che ha emanato un provvedimento che ci soddisfa completamente, in quanto, se posso segnalare i Sì. punti del provvedimento, è significativo, in quanto il giudice ha accolto il ricorso del SIULMA, ha dichiarato illegittimo perché antisindacale, questo è un precedente importantissimo, il comportamento tenuto dal Ministero della Difesa nella figura della Direzione Generale del Personale Militare, che è quello che effettivamente dichiara la sanzione, e quindi questo provvedimento è stato dichiarato illegittimo. Sempre il giudice ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e al Ministro della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante, la cessazione del comportamento illegittimo posto in essere nei confronti sia del SIULM e sia del Pagano, perché viene ordinata la rimozione degli effetti della sanzione disciplinare comminata al luogotenente Antonio Pagano. Ecco, quindi un provvedimento che ha un rilievo importante per le cose che ci ha letto adesso, proprio dal dispositivo che è stato emesso dal giudice del lavoro, però è giusto sottolineare anche che è stato un grande sforzo economico a livello anche di spese che voi avete sostenuto. Esattamente, esattamente, perché in assenza di una legge noi in pratica ci autofinanziamo e abbiamo fatto dei grandi sacrifici per affrontare, sia per fare attività sindacale in questi primi 3 anni, e sia per affrontare le spese che purtroppo ci sono sempre, sia nel muoverci a livello personale. Noi abbiamo fatto tutto a nostre spese. Questo dimostra anche l'impegno puro che ci mettiamo, perché anche i carabinieri e tutti i militari sono dei lavoratori che hanno il diritto di occuparsi di quelle che sono le loro tutele sul lavoro e sulla salute. Senta, Questa proprio a livello della legge sindacale di cui lei adesso ci ha esposto alcune coordinate, so che è in corso, in atto, diciamo, presso la Commissione Difesa del Senato un provvedimento teso proprio a dare una precisa connotazione rispetto all'azione all'azione sindacale che si può tenere. Esattamente, la legge è stata approvata in prima lettura alla Camera e ora si trova da alcuni mesi in Commissione Difesa al Senato, dove sembra stiano apportando alcune modifiche. Non ci appare il massimo di quello che vorremmo. Comunque, questo grandissimo ritardo della politica, causato, come le ho accennato in premessa, dalle grandi resistenze dei vertici, è molto preoccupante, perché sono passati più di 3 anni dalla sentenza del 10 aprile 2018 della Corte Costituzionale, e dobbiamo dire, con tutto quello che è la lentezza della politica, 3 anni per avere una legge sui diritti di lavoratori
e nella specie dei lavoratori militari è un periodo rilevantissimo. Le voglio sottolineare una triste curiosità. Nel provvedimento del giudice del lavoro di Potenza, lo stesso ha ordinato la pubblicazione di questo decreto nelle bacheche sindacali. E io voglio comunicare a lei e a chi pazientemente ci ascolta che dopo 3 anni i sindacati militari riconosciuti non hanno ancora il diritto di avere delle loro bacheche nelle caserme e negli enti militari. Quindi questo che sembra un provvedimento ovvio, cioè io emano una sentenza, io giudice emano una sentenza, questa va pubblicata nelle bacheche, non esistono le bacheche sindacali dopo 3 anni. E poi logicamente alla fine, l'ultimo punto, si condanna l'amministrazione anche al pagamento delle spese. E questo, se mi dà altri 30 secondi, Prego, prego. è un aspetto interessante perché noi andremo avanti perché siamo soddisfatti di questo provvedimento. Seguiremo attentamente la pubblicazione perché il neocomandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Luzzi, sembra aver dato una nuova impronta. E ha rilasciato delle dichiarazioni di grandi aperture verso i sindacati militari usando l'espressione l'arma dei carabinieri deve essere una casa di vetro. Noi ci aspettiamo che questo provvedimento venga affisso in bacheche in tutte le caserme e che ci sia effettivamente un'apertura. E poi stiamo riflettendo su quelli che possono essere dei passi successivi, perché quando c'è un militare, un carabiniere colpito da questi provvedimenti pesantissimi e viene totalmente assolto dal giudice, dal tribunale, dal giudice penale, dal tribunale militare e dal giudice del lavoro, e beh, sarebbe da fare una riflessione importante che è la seguente: chi emana questi provvedimenti con della leggerezza, alla fine potrebbe essere chiamato ad assumersi le sue responsabilità in sede civile perché si creano dei danni sia al sindacato sia alla persona che ha subito questo provvedimento. Certo, senta, accanto alle legittime azioni sindacali che, come appunto ha stabilito un tribunale, esistono anche per i militari, in questo caso anche per un uomo dell'arma come il luogotenente Pagano, c'è un tema che riguarda evidentemente tutte le forze dell'ordine e che soprattutto nell'anno della pandemia è esploso ancora in maniera più fragorosa ed è quello delle aggressioni purtroppo al personale, alle forze dell'ordine che continuano ad avere ancora poche tutele, soprattutto poche leggi che li aiutano e li difendono. Assolutamente, intanto voglio evidenziare e sottolineare il grande impegno che c'è stato da parte delle forze armate, dell'Arma dei Carabinieri durante la pandemia. Questo ha dimostrato quanto siano utili le forze armate e l'Arma dei Carabinieri in tutte le occasioni che il paese affronta. E devo ricordare anche più di 30 carabinieri che sono deceduti a causa del Covid e dell'arma che ha pagato il prezzo più pesante. E poi lei ha sottolineato un tema molto importante perché purtroppo sia per quanto riguarda la Polizia di Stato che l'Arma dei Carabinieri continuano ad accadere episodi incresciosi di aggressione e resistenza a quella che è l'autorità. L'ultimissimo caso con l'atto ieri di una donna carabiniere aggredita dopo aver fermato 2 persone per un controllo. E allora bisogna dire che la politica dovrebbe essere più attenta e sensibile intanto a legiferare dei provvedimenti che puniscano più severamente quelle che sono le violenze contro gli operatori delle forze dell'ordine e a fornire strumenti, parliamo del taser, strumenti più efficaci per contrastare questo preoccupante degrado morale, perché si deve far capire ai cittadini che quando si colpisce un poliziotto o un carabiniere si sta colpendo lo Stato. Certo, Perché certo. il carabiniere che ferma una persona
sta facendo esattamente il suo dovere, sta tutelando la sicurezza di tutti, quindi auspichiamo che ci siano provvedimenti incisivi su questo punto perché è un tema che si trascina da molti anni. Quindi Ecco, ci tra l'altro è un fenomeno purtroppo che è esploso in maniera così esponenziale durante il periodo del Covid, ma va detto che anche prima del Covid, insomma, i numeri dicevano che le aggressioni, insomma, gli episodi di intemperanza nei confronti, delle forze dell'ordine erano praticamente all'ordine del giorno. Esatto, già numerosi all'ordine del giorno. Il periodo dell'emergenza Covid le ha accentuate, però restano comunque un fenomeno preoccupante in assoluto e in generale. Certo, molte volte gli operatori della sicurezza hanno l'impressione di essere lasciati soli e questo è un segnale che non deve passare. Bisogna trovare degli elementi e degli strumenti per non far sentire soli gli operatori delle forze di polizia mentre svolgono lavori che sono a tutela di tutti. Purtroppo il periodo del Covid ha, tra virgolette, esacerbato gli animi, ma comunque il fenomeno resta grave in senso assoluto. Senta, per concludere c'è anche un tema che riguarda proprio la carenza di organici, insomma molte città sono a volte spresidiate perché il numero di forze dell'ordine a disposizione è sotto organico, anche questo è un tema che la politica dovrebbe affrontare. Esatto, è un tema cronico, più volte denunciato sia dai vertici, dai comandanti generali, sia dai sindacati, la carenza del personale, perché parliamo di carenze che vanno dai 10 ai 15 mila uomini e donne, sia per quanto riguarda i carabinieri, sia per quanto riguarda le forze di polizia. Questo è un altro tema che dovrebbe affrontare la politica, anche se devo dire che negli ultimissimi tempi si stanno facendo delle riflessioni su questo punto, in quanto ci fu una legge emanata dall'allora ministro della Difesa Di Paola. Un militare ministro della Difesa ci ha dimostrato che è stato il più pesante di tutti, che tagliò circa 30.000 militari come organico. E devo dire che l'insegnamento dell'emergenza Covid ci dovrebbe ricordare quanto siano importanti gli operatori per la sicurezza del paese e la lotta contro la criminalità. Quindi anche il problema delle carenze di organico dovrebbe essere affrontato in modo più netto anche da questo governo. E allora, grazie per aver esposto queste importanti tematiche sulle quali evidentemente c'è grande attenzione, sulle quali torneremo. Grazie per essere intervenuto qui da noi questa mattina. Grazie a voi, un saluto a lei e a tutti i telespettatori che ci hanno seguito e grazie ancora per averci concesso questo spazio. Buon lavoro. Grazie, grazie a Salvatore Rullo, presidente del SIULM, che è il sindacato unitario dei lavoratori militari, per aver esposto appunto i dettagli di questa vicenda specifica, ma per aver evidentemente allargato il campo a tutte le tematiche che interessano le forze dell'ordine. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e torniamo subito dopo. Cosel in Auto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep, oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a Sala Consilina e Potenza. Assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali. Cosel in Auto, unico centro quadrifoglio verde e 4C in Basilicata. Da Cosel in Auto, ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet, Click Car e Select for You. Non andare oltre, la tua auto ti aspetta qui. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti. La tua comodità è in buone mani. Guida BMW Serie 1 M Sport anche senza acquistarla con il leasing Wi-Fi. Da 160 euro al mese, dal 1,90 TAEG 408. E dopo un anno sei libero di rifinanziarla, cambiarla o restituirla.
Eccoci rientrati in diretta, andiamo subito sul nostro sito internet perché c'è un aggiornamento che riguarda purtroppo il focolaio di Bella, parliamo naturalmente di Covid, sono accertati altri 23 contagi sui 105 tamponi processati ieri, dunque si allarga il focolaio nel centro del Potentino, l'ha comunicato poco fa il sindaco Leonardo Sabato attraverso un post pubblicato su Facebook, si porta a conoscenza della cittadinanza appunto che a fronte dei 105 tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, 23 sono positivi e riguardano 11 diversi nuclei familiari per un totale di 39 casi positivi attuali che coinvolgono più di 20 famiglie. Naturalmente a tutte le famiglie la vicinanza dell'amministrazione comunale per una pronta guarigione, ma c'è naturalmente la preoccupazione rispetto a quelle che potrebbero essere le conseguenze poi nei prossimi giorni. Naturalmente monitoreremo questa situazione, ma voltiamo pagina, parliamo del tema del giorno perché come sapete da un paio di giorni la Nuova del Sud ha focalizzato l'attenzione sulla decisione di qualche giorno fa l'assemblea dell'Egrib con i sindaci dei comuni lucani che hanno deliberato l'aumento della tariffazione per quanto riguarda l'acqua ad uso potabile, un aumento tra l'altro retroattivo che riguarda quindi anche il 2020 e che sommato al 2021 porterà ad un rincaro del 14,5% sulla bolletta dei cittadini lucani, un tema che naturalmente sta creando molte tensioni, anche molte polemiche. Ma noi vogliamo ascoltare oggi invece la voce dell'unico comune, l'unico comune lucano che non fa parte di Acquedotto Lucano e che dunque gestisce in proprio il servizio idrico integrato, è il comune di Rotonda e noi siamo collegati proprio con il comune, con il sindaco Rocco Bruno. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Non so se mi sentite bene perché sì, la voce purtroppo arriva disturbata. Noi la ascoltiamo bene. Il problema con il wifi, adesso sì, sento meglio, adesso va meglio. Perfetto, allora dicevamo, questa vicenda che insomma sta interessando tutti i comuni lucani che saranno evidentemente coinvolti rispetto all'aumento della tariffazione, non interessa invece il comune di Rotonda che è l'unico che gestisce la risorsa idrica, quindi il servizio integrato in completa autonomia, è una vicenda che naturalmente affonda le radici in oltre 10 anni di battaglie anche giudiziarie che hanno avuto numerosi pronunciamenti nelle aule giudiziarie, ma alla fine ha vinto il comune di Rotonda. Ecco, io vorrei che lei oggi spiegasse ai nostri telespettatori a casa come funziona il servizio idrico a Rotonda, quali sono i costi a carico della popolazione e quali sono i benefici di questa scelta. Sì, assolutamente. Rotonda è, insieme ad Acquedotto Lucano, ecco, il secondo gestore che ritroviamo all'interno della nostra regione, quindi all'interno del comprensorio dell'autorità d'ambito poi gestita da Egrib. È una vicenda che, come diceva, effettivamente parte da molto lontano, parte da oltre 10 anni, parliamo prima del intorno 2007-2008, dove all'epoca culminò, diciamo, quel periodo di protesta, di movimentazione non solo amministrativa ma soprattutto popolare, perché diciamo, in quel momento Rotonda è sempre ovviamente gestita in maniera autonoma come tutti gli altri comuni prima della costituzione del Acquedotto Lucano, aveva sempre avuto, quindi fin prima dell'avvento di Acquedotto Lucano, di un consumo forfettario proprio per la grandissima disponibilità della risorsa idrica di cui dispone il nostro territorio. Diciamo, i nostri cittadini, noi rotondesi, abbiamo sempre pagato la risorsa idrica non a consumo bensì pagando un forfettario annuo. Quindi con l'arrivo di Acquedotto Lucano, con l'installazione dei contatori, in un primo momento diciamo che arrivarono proprio a Rotonda delle bollette molto molto pesanti. Io porto ad esempio sempre questa condizione dell'epoca: mia nonna sola, pensionata,
una sola persona recapitò, Quattro Cani recapitò la bolletta di ben 1200 euro, quindi un costo veramente esorbitante rispetto all'epoca alle 70, 65, 70 euro che il singolo utente pagava all'anno al comune di Rotonda. Quindi da lì è iniziata un'azione amministrativa ma anche popolare, ci fu una grossa manifestazione che coinvolse oltre 1000 persone a Rotonda, che vanta ad oggi circa 3400 abitanti, quindi ci fu un grande movimento popolare e tutto questo culminò poi con una ordinanza che all'epoca adottò l'allora sindaco Giovanni Pandolfi e che instaurò poi una serie di contenziosi legali che poi si chiusero sempre a favore con il comune di Rotonda. Quando poi, diciamo, sul finire del 2016, una variazione della norma, la 152 del 2006, all'articolo 147, una variazione proprio salvò oltre alle gestioni autonome dei comuni sotto i 1000 abitanti, anche quei comuni, anche quelle gestioni che gestivano in forma autonoma, a patto però di tre condizioni, cioè questi comuni che gestivano autonomamente anche superiore ai 1000 abitanti dovevano rispettare tre condizioni. La prima era l'approvvigionamento da fonti idriche diciamo qualitativamente pregiate, la seconda era di avere le risorse, le sorgenti ricadenti in aree protette e il terzo requisito era quello di dimostrare l'economicità del servizio. Quindi noi, alla luce di questa variazione della norma avvenuta a fine 2016, abbiamo chiesto quindi alla Regione ad Egrib il riconoscimento formale della gestione. Ovviamente abbiamo dovuto dimostrare questi tre requisiti e quindi dimostrare la qualità delle nostre acque, le sorgenti che ricadono in area protetta, ma Rotonda tutta ricade in area protetta nel Parco Nazionale del Pollino, e abbiamo dimostrato anche una gestione appunto economica ed efficiente da un punto di vista economico della risorsa idrica. Infatti ad oggi il nostro comune i nostri utenti pagano al comune la somma di 120 euro all'anno, una somma forfettaria, quindi 120 euro all'anno comprensiva sia della risorsa acqua che dei servizi di depurazione. Infatti sul comune di Rotonda abbiamo due depuratori, uno totalmente a carico del comune di Rotonda, un altro gestito in maniera consortile proprio con Acquedotto Lucano, poiché a servizio della comunità di Rotonda e della comunità di Ecco, di quanto costa all'amministrazione comunale gestire il servizio idrico in proprio? Sì, allora noi abbiamo la fortuna innanzitutto di avere le circa 30 sorgenti di cui 8 alimentano i serbatoi, 4 sorgenti che alimentano 8 serbatoi, e tutta la nostra fortuna, diciamo, abbiamo una gran parte della, diciamo, che ci consente di abbassare la tariffa proprio dovuto al fatto che tutte queste sorgenti sono a cascata, quindi non abbiamo bisogno innanzitutto di una grossa spesa di energia elettrica, quindi di un sistema di sollevamento ad esempio a pompe. L'unica spesa di energia elettrica che grava sul servizio idrico integrato è la piccola utenza, oltre che del comune, quindi degli uffici comunali e dei serbatoi, quindi parliamo veramente di una minima parte. Ad oggi noi il servizio costa all'incirca 240-250 mila euro annui, comprensivi anche la quota di depurazione, che vengono ripartiti equamente rispetto al numero complessivo delle utenze. Tutto questo fa sì quindi che ogni utenza paga 120 euro. Però ad oggi ovviamente la nostra gestione è una gestione, ancora siamo in una fase di transizione, perché dobbiamo assolutamente adeguarci a quelle che sono le normative imposte dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato. Quindi proprio l'altro giorno in Consiglio Comunale, 15 giorni fa, abbiamo approvato il regolamento del servizio idrico, abbiamo approvato la carta dei servizi, adesso dovremo man mano quindi adeguarci a quelle che sono le normative imposte dall'autorità, quindi andremo da qui a fine anno a contrattualizzare tutti gli utenti, ad installare i contatori, poiché il consumo forfettario non è consentito dalla legge, quindi anche noi andremo ad un consumo a lettura con i contatori. Però ovviamente, tenuto conto che la tariffa è commisurata ai costi di gestione, se saremo bravi quindi a gestire, a fare una gestione efficiente del servizio, sicuramente avremo delle tariffe molto inferiori a quelle che attualmente pratica l'altro gestore, che è Acquedotto Lucano. Ecco, una scelta lungimirante quella dell'allora sindaco Pandolfi. Le chiedo perché non è stata esportata anche ad altri comuni? Questo non lo so, all'epoca perché sia stato poi solo il comune di Rotonda a farlo non me lo spiego, anche perché adesso non so la situazione degli altri comuni. La nostra, diciamo, particolare, perché ripeto, noi in quegli anni pagavamo
una cifra forfettaria, e vedendo recapitare quindi quelle bollette così salate, anche con la grande disponibilità di risorsa idrica, di acqua che il comune ha, ovviamente ha fatto sì che la loro amministrazione, ma tutta la popolazione, mettesse in campo quindi queste iniziative, non solo manifestazioni ma anche amministrative, che poi si sono appunto rilevate lungimiranti. E ovviamente ad oggi i nostri utenti possono ritenersi sicuramente privilegiati, fortunati, perché pagare delle cifre così ridotte rispetto a quanti pagano, faccio ad esempio già i comuni limitrofi con cui confiniamo, sicuramente questo, certo, per noi è un privilegio. Certo. Forse oggi sono usciti fuori tutti i problemi, scoppiate, come dire, la bolla di Acquedotto Lucano, che fosse in una situazione debitoria, che fosse, diciamo, un carrozzone con dei costi esorbitanti, era palese. La nostra manifestazione partita 15 anni fa era dovuta proprio a questo, quindi ovviamente adesso con l'aumento delle tariffe forse si è risvegliata forse la coscienza da parte anche dei comuni, di tutti i cittadini, e sicuramente un sistema che andrà rivisto, poiché la Basilicata è il maggiore esportatore di acqua, e non può, i nostri cittadini, i nostri corregionali non possono pagare tariffe così elevate. Certo. Senta, in questi giorni si parla proprio del ruolo di EGRIB, di Acquedotto Lucano, ente di gestore, ente di governo, insomma tutte le polemiche annesse. Anche la Regione Basilicata ha spiegato un po' lo stato dell'arte e ha detto che sostanzialmente per mantenere questi enti, che evidentemente hanno prodotto, soprattutto Acquedotto Lucano, un debito così cospicuo, è necessario, l'unica soluzione, hanno parlato di scelta obbligata, è quella di mettere le mani in tasca ai fruitori del servizio, quindi ai cittadini. Tra l'altro Acquedotto Lucano ha dei crediti che non sono ancora esigibili, paradossalmente anche nei confronti degli enti pubblici, quindi consorzi di bonifica, consorzi industriali, anche diverse amministrazioni comunali. Che idea si è fatto di questa vicenda? Sì, io penso che l'idea è quella che diciamo, dicevo poc'anzi. I problemi essenzialmente forse sono due. Il primo è proprio la riscossione dei crediti. Credo che ci siano molti utenti morosi, leggevo questa mattina, proprio i consorzi e alcuni enti pubblici, per cui credo che operare un po' come facciano poi tutti i comuni, è molto scomodo per noi sindaci mandare il ruolo o richiedere diciamo i vecchi tributi ai comuni, però è nostro dovere farlo, proprio per garantire una corretta gestione e della cosa pubblica. Quindi è chiaro che innanzitutto Acquedotto Lucano deve spingere sul recupero dei vecchi crediti, e quindi vantati sia sui cittadini che poi eventualmente sui consorzi ed enti pubblici, ma soprattutto quello che ha generato questo scompenso, questa crisi poi anche economica di bilancio da parte di Acquedotto Lucano, credo che siano proprio gli elevati costi di gestione che tutta la macchina amministrativa appunto è a servizio poi della gestione. Quindi io credo che occorre sicuramente razionalizzare le spese, perché, come dicevo, la tariffa è commisurata proprio all'effettivo costo di gestione. Poi se vi sono alcuni costi di gestione da cui non si può prescindere, facevo l'esempio dell'energia elettrica, perché ritengo che Acquedotto Lucano la spesa soltanto dell'energia elettrica per le pompe, per garantire appunto il sollevamento dell'acqua, credo sia milioni di euro all'anno. Quindi ci sono alcune spese che già gravano e che sono imprescindibili. Bisogna essere bravi quindi adesso a svellire forse l'apparato burocratico e amministrativo, perché sicuramente è gravato da costi eccessivi. Negli anni passati addirittura vi erano delle aziende che lavoravano per Acquedotto Lucano, che garantivano quindi il sistema di manutenzione del servizio idrico integrato, che forse non venivano retribuite per mesi o forse anche per anni. Quindi era una situazione che forse veniva sottaciuta, non è stata mai messa in evidenza, ma che ad oggi inevitabilmente alla luce di questi corposi aumenti è scoppiata. Ma è ovvio che si tratta di una gestione poco efficiente, ma che parte ovviamente fin forse dall'istituzione di Acquedotto Lucano, e che forse andava man mano monitorata e gestita diversamente. Ecco, appunto, quello di Rotonda è l'esempio proprio di un comune che gestisce in proprio questa importante risorsa, la gestisce bene, fa pagare poco ai suoi concittadini. Le voglio chiedere cosa pensa invece dei suoi colleghi sindaci che in queste ore, un po' su posizioni anche diverse, anche per esigenze, diciamo, partitiche, per ordini di scuderia, le abbiamo definiti noi, hanno come dire, approvato questa richiesta da parte della Regione di aumentare le tariffe.
Sì, io ovviamente come Comune di Rotonda non ho partecipato, mi sono astenuto per ovvi motivi alla votazione delle tariffe, perché parliamo di, ecco, di un gestore, quindi che non coinvolge il nostro ente, per cui ho Certo. inteso non votare, ma ero fortemente contrario, perché ovviamente mi metto nei panni degli altri miei colleghi, primi cittadini degli altri comuni, ma soprattutto di tutti i cittadini regionali, specialmente in questo periodo. Aumentare anche del 14% una tariffa credo sia assolutamente È fuori anacronistico, luogo. anacronistico. Assolutamente sì, anche il presidente, il Premier Draghi lo ha proprio detto poco fa, che in questo momento, cioè qualche settimana fa, non è il momento di mettere mano alle tasche dei cittadini. Mi rendo conto che forse ad oggi fare una questione politica non sia la strada giusta. Credo che adesso serva innanzitutto buonsenso, serva collaborazione, ma serve un tavolo tecnico e politico che coinvolga, penso, tutti i soci di Acquedotto Lucano, che coinvolga la Regione e che coinvolga Egripe, perché è ovvio che occorre trovare una soluzione che porti Acquedotto Lucano ad avere una gestione dal punto di vista economica efficiente e soprattutto a garantire una tariffa equa e non così onerosa per i contribuenti e per gli utenti regionali. Quindi si deve adesso porre rimedio ai problemi che forse adesso sono emersi, ma che già esistevano già da diverso tempo. Poi chi ha votato favorevolmente, sicuramente ci sono delle ragioni, come diceva, partitiche, delle questioni politiche, però ripeto, oggi, soprattutto su Acquedotto Lucano, oggi non è il tempo di fare polemiche politiche, ma è il tempo di collaborare, di trovare in concerto una soluzione affinché possano quindi ritornare dei livelli tariffari diciamo più equi e più sostenibili da tutti i contribuenti regionali. Certo. Senta, tra le altre cose, alcuni suoi colleghi sindaci hanno giustamente posto anche la questione di come da un lato le amministrazioni comunali, nei limiti delle possibilità del bilancio, diano dei sostegni alle attività commerciali, alle famiglie bisognose, e poi dall'altra, con un provvedimento come questo, si riprendano, diciamo, con gli interessi. Quelli che sono i soldi di una famiglia che magari li sottrae dal bilancio familiare. Certo, è un po' un paradosso, no? Il classico do con una mano e prendo con l'altra, di fatto è quello che è accaduto, ma un periodo di pandemia, un periodo in cui abbiamo vissuto una crisi oltre che sociale ma economica molto, molto grave. Per un anno l'intero comparto economico è andato in blocco e ancora oggi alcuni settori come la parte alberghiera, ristorativa, il comparto turistico è ancora in sofferenza, per cui andare a gravare di ulteriori costi ad oggi è veramente un paradosso, quando molti enti, comuni, lo stesso governo sta mettendo in campo proprio azioni e ristori volte a compensare delle gravi perdite che da un punto di vista economico non solo le famiglie ma anche tutte le attività economiche in questi anni in questo anno e mezzo hanno subito. Ed è ovvio che questo è un paradosso, però quando poi ci sono di queste situazioni la cosa più semplice è porre rimedio aumentando le tariffe, però è ovvio che ci sono anche alcune strade, tra Certo. cui un finanziamento da parte della Regione, farsi carico di questo aumento, nell'attesa di, ripeto, trovare una soluzione perché che il problema prima o poi sarebbe uscito, noi lo sapevamo perché sapevamo di questo perché è stata una battaglia, ripeto, portata avanti da diversi anni proprio su questo. Più volte abbiamo denunciato come è un sistema che non poteva reggersi a lungo, adesso è scoppiata, ma occorre ovviamente trovare una soluzione. In attesa mi auguro che effettivamente la Regione possa farsi carico di questi aumenti, trovare una soluzione all'interno delle ristrettezze di un bilancio che immagino non possa coprire tutto, ma quantomeno aiutare le famiglie e soprattutto cercare una soluzione affinché appunto questo aumento non possa essere così corposo e con una compartecipazione da parte di fondi regionali. Ecco, magari diciamo noi pensare un po' meno alle poltrone da assegnare agli incarichi dirigenziali e pensare un po' più ai cittadini e alle loro esigenze. Sindaco, le chiedo, per paradosso, questa vicenda potrà diventare un incentivo a che si incrementi il numero dei morosi? Assolutamente sì, perché partiamo dal presupposto che alcuni cittadini magari non pagano perché per il gusto di non pagare, ci sono anche questi cittadini, però molti non pagano proprio perché non ne hanno la possibilità. E oggi,
non hanno ancora di più possibilità di poter far fronte alle numerose spese a cui sono chiamate a rispondere. Se poi consideriamo un aumento della tariffa, è chiaro che questo possa portare per logica ad un aumento della morosità. È un messaggio brutto che si dà, insomma, nei confronti anche di chi ha regolarmente pagato le utenze. Assolutamente sì, perché poi c'è il cittadino onesto, c'è il cittadino che può anche permettersi di pagare, però non per questo, ecco, deve essere stangato con un aumento vessato, vessato, assolutamente sì. Sindaco, per concludere, cambiando diciamo tema, Rotonda, comune Covid free ormai da diverse settimane, si prepara ad accogliere i turisti, insomma le bellezze naturali sono tante nel vostro comune, insomma nella vostra area, tante iniziative che l'amministrazione si prepara a mettere in campo. Sì, noi siamo Covid free, speriamo questa volta di mantenerlo più a lungo, perché prima del periodo pasquale anche noi eravamo, ma siamo durati solo qualche giorno. Adesso siamo Covid free da un po' di settimane, ci stiamo preparando quindi ad accogliere i turisti con un'azione di promozione e marketing, con una serie di attività di natura, ecco, di decoro urbano, oltre che ad una serie di riqualificazione urbana proprio che abbiamo posto in essere nei mesi precedenti. Rotonda offre tantissimo, siamo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, abbiamo un museo di storia naturale che ospita al proprio interno uno scheletro interamente rinvenuto dell'Elephas Anticus e di un Hippopotamus Anticus, quindi abbiamo una serie di attività che possono essere svolte all'aria aperta, come la bellissima cascata del Paraturo, il trekking in alta quota, oltre che ad una ristorazione eccellente con i nostri due prodotti di punta, i nostri due prodotti DOP, la melanzana e il fagiolo bianco. Quindi ci stiamo preparando al meglio, i nostri ristoratori, i nostri albergatori si stanno preparando, speriamo quindi che possa essere una stagione florida dal punto di vista proprio di presenza come è stata quella del 2020. Ce lo auguriamo tutti. Allora, grazie Sindaco per essere stato nostro ospite questa mattina. Sì, grazie a voi, buona giornata. Grazie Rocco Bruno, sindaco di Rotonda. Noi adesso torniamo sul nostro sito per leggervi ancora le notizie in costante aggiornamento e vi dobbiamo dare conto purtroppo di un incidente in un cantiere nautico ad Ostia, dove ha perso la vita un 58enne di Maratea. Ed è l'ennesima morte bianca che colpisce da vicino la Basilicata, perché un 58enne, come detto, operaio di Maratea, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere nautico ad Ostia. L'uomo è deceduto sul colpo dopo essere stato colpito probabilmente in pieno volto da un palo da ormeggi che, per cause ancora in corso di accertamento, si è staccato dalla benna di una ruspa che lo stava trasportando. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato sbalzato via battendo la testa sugli scogli e sembrerebbe essere morto sul colpo. Ancora gli aggiornamenti che arrivano invece per quanto riguarda il Covid, la Basilicata ultimi 10 giorni in giallo, perché poi dal 21 giugno avverrà il passaggio in zona bianca, l'incremento insomma dei casi ogni 100.000 abitanti è inferiore a 50-39 il valore nella settimana dal 4 al 10 giugno, in leggero rialzo rispetto a quello della settimana precedente. Da lunedì intanto, come detto, sono 13 le regioni italiane che passeranno in zona bianca, mentre per la Basilicata bisognerà ancora attendere qualche giorno. E noi adesso voltiamo pagina perché parliamo di mondo del lavoro, di Stellantis, il futuro incerto che riguarda lo stabilimento di Melfi. Lo facciamo con Marco Lomio, segretario regionale della UILM, che è collegato con noi. Buongiorno segretario. Buongiorno a voi. Benvenuto allora in diretta qui da noi questa mattina. E allora la notizia che ci è arrivata fresca di questa mattina da parte della UILM è la convocazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il prossimo 15 giugno. Lì si deciderà probabilmente il destino di Stellantis, il destino di Melfi. Finalmente, dopo più di un anno
che chiedevamo insistentemente al governo di intervenire e farsi parte attiva di questa vertenza, che ovviamente noi avevamo iniziato a partire dal 15 aprile a Torino. La convocazione di ieri sera quantomeno ci rassicura sul fatto che il governo con due ministri, il ministro dello sviluppo economico e il ministro del lavoro, vogliono entrare e governare una partita così difficile e complicata. Ecco perché la convocazione di ieri sera per martedì alle 16.30 ci porta nella condizione di essere, io non dico fiduciosi, ma il fatto che ci hanno convocato ci porta a poter dire in modo chiaro a che punto è lo stato della vertenza, ma soprattutto quali sono le richieste che noi faremo a quel tavolo per salvaguardare il sito di Melfi. Ecco, voi chiederete garanzie a lungo termine e vogliamo sintetizzare quelle che saranno le principali richieste. Tre cose sostanziali e pratiche. In primis garanzie a lungo termine, perché Melfi può e deve essere lo stabilimento del futuro. La transazione va governata, ma nello stesso tempo noi possiamo recitare quel ruolo da protagonisti ed essere i leader del futuro, che è l'elettrico. Per questo ci candidiamo in modo chiaro e in modo preciso ad essere i leader del futuro da questo punto di vista. Due, a Melfi non ci possono essere esuberi, non ci possono essere licenziamenti, non esiste. Noi lo diremo con forza, Melfi non si può licenziare nessun lavoratore, sia di Stellantis che del suo indotto. Tre, che è il punto poi dirimente, è la capacità installata dello stabilimento, che non deve essere compromessa. La capacità installata dello stabilimento è il tema che in queste settimane e in questi mesi abbiamo posto a partire dal 15 aprile, che non può essere compromessa. Con la capacità installata importante che abbiamo sul sito di Melfi, riusciamo a garantire il presente e il futuro del nostro stabilimento. Ecco, nel giro di sei mesi, giù di lì, insomma, si è passati da una prospettiva del rientro in fabbrica per tutti con l'ipotizzato terzo turno fino a questa cassa integrazione a singhiozzi che continua ancora, insomma, anche con gli ultimi annunci. Guardi, questo è paradossalmente un altro tema, perché purtroppo la fase congiunturale che stiamo vivendo è legata a due aspetti. Uno è quello appunto della mancanza di materiali legati ai semiconduttori, due è il tema legato appunto alla pandemia, le macchine non si vendono, la crisi di mercato, tutti lo sappiamo. Infatti anche nella fase congiunturale noi in queste settimane, in questi mesi, tanto abbiamo lavorato perché effettivamente le tasche dei lavoratori sono sempre più vuote e stiamo tentando a tutti i livelli di capire come si può tamponare una fase così delicata. Ma è evidente che oggi i primi segnali di ripresa che appunto vedono i vaccini che sempre di più nel mondo stanno funzionando ci fanno ben sperare almeno per il 2022, perché il 2021 io penso che sia un anno che purtroppo ancora vedrà le mille difficoltà da questo punto di vista. Ma nello stesso tempo va anche definito, ecco perché lo diremo anche al governo in modo chiaro martedì, la questione dell'approvvigionamento dei semiconduttori che sta colpendo tutte le nazioni europee e mondiali. Basti pensare agli interventi di Biden in America o della Merkel in Germania, che appunto stanno ponendo questo tema che è diventato il nuovo oro, i semiconduttori è diventato il nuovo oro che è in cerca di tutto il mondo, che stanno vedendo grandi gruppi industriali a partire appunto, come dicevo, da Volkswagen e tutta a ridurre le loro capacità produttive quasi del 30-40% per questi approvvigionamenti. Questa fase va attenzionata in modo chiaro, in modo forte, ma nello stesso tempo è evidente che noi dobbiamo guardare al futuro e avere certezze di stabilizzazione di un sito industriale che è la Basilicata e deve essere la Basilicata per i prossimi anni. Senta, naturalmente c'è da monitorare anche tutta la situazione che riguarda l'indotto, insomma sappiamo che ci sono diverse situazioni che rischiano di esplodere da un momento all'altro, anche su questo il sindacato terrà la barra dritta. Ma è evidente, ecco perché io dicevo, non si possono licenziare i lavoratori di Stellantis ma anche su indotto. L'indotto di Melfi è un indotto di primo livello, un indotto importante, un indotto che anche lì può recitare un ruolo, anche lì noi dobbiamo trovare il modo. E penso che le idee giuste ce le abbiamo. Va fatto un accordo quadro,
un accordo quadro con il Ministero, con la Regione Basilicata, con tutte le parti, affinché l'indotto segua la fase di transizione in modo chiaro e in modo preciso. Perché io penso che l'indotto di Melfi, per la propria capacità e per il sistema, perché è l'unico sistema in Italia che è attaccato allo stabilimento e dentro lo stabilimento, è un indotto che può recitare un ruolo importante, però è evidente che la transizione va governata e si parte appunto dall'incontro al Ministero, ma anche lì poi va coinvolta anche la Regione, perché tutti insieme dobbiamo affrontare, sì, come dicevo, il momento congiunturale, ma nello stesso tempo dobbiamo porre le basi per il futuro. Ecco, il sindacato più volte ha posto l'accento proprio sulla convergenza istituzionale, insomma tutte le istituzioni, tanto a livello regionale quanto a livello nazionale, devono fare di tutto, insomma, per difendere posti di lavoro, soprattutto in questo momento particolare. Si sta facendo davvero tutto anche in Basilicata? Ma guardi, il ministro finalmente, come dicevo prima in apertura, finalmente ha convocato. In Basilicata una serie di azioni sono state messe in campo. Siamo a stretto contatto con l'assessore alle attività produttive che sta monitorando anche lui con i suoi canali al Ministero questa condizione. È evidente che però dalla sera del 15, in funzione di quale saranno le nostre richieste, qualche uscirà da quell'incontro, è chiaro che poi serve il contributo importante di tutta la Regione Basilicata. Perché come ho detto prima, Stellantis è la Regione Basilicata. Dobbiamo garantire il futuro di quell'area industriale, che è legato a stretto giro al futuro della Basilicata. Senta, c'è un tema che riguarda poi anche la qualità del lavoro, diciamo in queste settimane la vicenda ad esempio della sospensione della postazione 118 all'interno dell'area della zona industriale di San Nicola di Melfi non è stata proprio una bella vetrina proprio da parte della politica. Assolutamente, assolutamente, perché da un lato parliamo del futuro e la strategicità di quel sito industriale, dall'altro poi ci rendiamo conto che purtroppo non si erano messe in campo le giuste azioni per garantire quel presidio. Le rassicurazioni del direttore dell'ASP ci hanno portato ad essere fiduciosi, ma nello stesso tempo non si possono fare queste brutte figure, anche perché quell'area industriale che appunto abbraccia un territorio così importante è uno dei paesi più grandi della Basilicata, quell'area industriale. Non potevamo fare quella brutta figura. Questo, auspichiamo che le dichiarazioni del direttore dell'ASP vanno nella direzione del ripristino immediato di quella postazione. Senta, per concludere l'annuncio, il comunicato stampa che vorrà fare il 15 giugno a sera, che titolo dovrà avere? Che finalmente possiamo parlare di futuro, io lo spero veramente, perché sono mesi che viviamo con grande preoccupazione. E uscire dal Ministero e poter dire che guardiamo al futuro e il futuro ancora una volta roseo per quell'area industriale sarebbe il sogno che in questi mesi, più che il sogno, la consapevolezza che in questi mesi anche appunto come abbiamo fatto in silenzio molte volte, lavorando di notte, possiamo portare veramente un grande risultato alla Basilicata. Ma si parte da lì, evidentemente non sarà la data conclusiva, ma sarà l'inizio di un confronto vero con lo stesso governo che mette al centro di nuovo Melfi e la Basilicata. Questo è il sogno e l'auspicio del 15 sera. Ce lo auguriamo tutti. Allora, segretario, buon lavoro, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Marco Lomia, segretario regionale della UILM di Basilicata. E noi invece ci spostiamo adesso sui siti nazionali per vedere quelli che sono gli aggiornamenti. Cominciamo con Repubblica che parla di indice RT a 0,68 da lunedì, come abbiamo visto prima. Altri 30 milioni di italiani suddivisi per 13 regioni passano in zona bianca, ma Repubblica fa anche l'analisi di tutte le regioni a rischio basso, tranne la Sardegna. In primo piano poi c'è purtroppo la vicenda che ha interessato Camilla, la ragazza di Sestri Levante, morta a 18 anni dopo la somministrazione del vaccino con AstraZeneca. C'è un ritratto di questa ragazza, ma c'è naturalmente tutto un dibattito che ruota attorno proprio ai vaccini con le possibili novità. Appunto Repubblica
anticipa i possibili cambiamenti, perché si parla di richiami da effettuare con Pfizer a 1 milione di under 60. La linea del Comitato Tecnico Scientifico è proprio quella di sconsigliare il farmaco di Oxford ai giovani, ma le somministrazioni hanno intanto raggiunto quota 40 milioni, ma la campagna a questo punto è da riorganizzare e il CTS dovrà rispondere a questo importante quesito sulle fasce d'età alle quali fare quel vaccino, seguendo appunto quelle che sono le indicazioni che giungono anche dall'AIFA. Ci spostiamo invece al Corriere della Sera, anche qui le due notizie di apertura sono l'indice RT stabile con il calo dell'incidenza dei casi, ma c'è anche un riferimento a quanto avviene invece in altri paesi europei, ad esempio la Germania con il no al vaccino alla fascia d'età 12-17 anni come persone completamente sane. C'è naturalmente anche qui il ritratto di Camilla, la ragazza diciottenne, divisa tra studio e pallavolo, e c'è anche qui il riferimento ad AstraZeneca, tutte le novità che arriveranno probabilmente soltanto a chi ha più di 60 anni, non più ai giovani. C'è il parere del comitato che è atteso appunto in giornata, ma c'è anche la situazione che interessa invece le regioni che vanno all'attacco per il via libera agli Open Day. E c'è anche nella sezione domande e risposte del Corriere chi è considerato a rischio, quali sono i sintomi, insomma quelle che sono le domande che tutti si fanno in questo momento, si può fare il richiamo anche con un farmaco diverso. Ci spostiamo poi sulla Stampa. Apertura dedicata alla imminente zona bianca per 13 regioni italiane a partire da lunedì, con poi la notizia che riguarda invece i vaccini anti-Covid con il via libera da parte del garante al Green Pass, ma per adesso non sull'app Io. Secondo l'autorità vanno chiariti i casi in cui può essere chiesto di esibire la certificazione verde per accedere a luoghi o locali, e anche questo è naturalmente un tema che farà discutere. E allora noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata settimanale, fine settimana delle nostre puntate di Prima Notizia all'approfondimento. Vi ricordo domani l'appuntamento con la selezione delle interviste della settimana. Prima Notizia torna invece lunedì come sempre a partire dalle 10:30. Vi ricordo invece oggi gli appuntamenti, le finestre informative sulla Nova TV, alle 12 l'appuntamento con il TG Flash e poi l'appuntamento quello delle 13:50 con tutte le notizie di giornata all'interno della prima edizione. Siamo arrivati alla conclusione, grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.